Vedremo che sempre per fare l'esempio dell'azoto biatomico, la quantità di calore da somministrare a una mole di azoto biatomico per scaldarlo di un grado è 20,8 joule, ma questo se si sceglie riscaldamento isocoro, mentre invece dobbiamo fornire di più calore, 29,1 joule, se vogliamo riscaldare una mole di azoto biatomico di un grado, ma scegliendo il riscaldamento isobaro. In pratica, stiamo parlando dei calori specifici a volume e a pressione costante per l'azoto biatomico. Come mai il calore specifico è maggiore a pressione costante rispetto che a volume costante? Questo è logico perché in una isocora si impedisce al gas di compiere il lavoro perché il pistone è bloccato e quindi si obbliga il gas a immagazzinare tutto il calore che riceve, quindi i 20,8 joule, nella sua energia interna. Quindi l'energia interna cresce della stessa quantità. Se invece noi permettiamo al gas di espandersi a pressione costante, allora se noi fornissimo soltanto gli stessi 20,8 joule di calore di prima, il gas non li immagazzinerebbe tutti come faceva prima nell'energia interna, perché una parte li utilizzerebbe per compiere lavoro, perché adesso il gas si può espandere e quindi compie lavoro motore. Quindi butta fuori verso l'esterno un poca dell'energia che gli abbiamo dato con il calore. E quindi soltanto una parte dei 20,8 joule acquisiti in calore andrebbero a finire nell'energia interna del gas. E quindi quella mole di azoto biatomico si scalderebbe non più di un grado, ma meno di un grado. Se noi vogliamo che invece si scaldi di un grado, come prima, allora dobbiamo fornirgli più calore di prima, e precisamente 29,1 joule. In questo modo il gas che farà la mole di azoto biatomico, di questi 29,1 joule di calore assorbiti, 20,8 li utilizzerà per incrementare l'energia interna, come faceva prima, solo che prima non poteva fare lavoro nella isocora. Adesso invece quello che avanza, gli 8,3 joule che avanzano, li utilizzerà per compiere il lavoro motore. È un po' come una persona che riceve dei soldi, il calore che assorbe il gas sono come 20,8 euro. Ora, se alla persona noi impediamo di spendere soldi, metterà quei 20,8 euro tutti quanti nei suoi risparmi, quindi sarebbe l'energia interna, quindi i risparmi della persona cresceranno di 20,8 euro. Se invece non impediamo a quella persona di spendere una parte di quei soldi e tuttavia vogliamo che i suoi risparmi aumentino sempre di 20,8 euro, allora non basterà dare 20,8 euro precisi, perché una parte altrimenti la persona li spenderà. Allora dovremmo dare più soldi, dovremmo darne 29,1 euro. In questo modo 20,8 euro la persona li metterà nei risparmi e quindi i risparmi cresceranno di 20,8 euro come volevamo. E il resto, 8,3 euro, la persona li spenderà. Li spenderà per compiere il lavoro motore. La situazione è qui rappresentata con questo disegno. Questa è l'isocora, questa è l'isobara. Noi diamo 20,8 joule di calore a una mole di azoto biatomico e quella mole si riscalda di 1 Kelvin. Tutti e 20,8 joule vanno nell'energia interna. Se noi invece vogliamo riscaldare l'azoto biatomico a pressione costante anziché a volume costante, allora dobbiamo dare più calore, 29,1 joule. Perché? Di questi 29,1 joule, 20,8 joule andranno nell'energia interna e produrranno lo stesso riscaldamento di 1 Kelvin di prima. Il resto, 8,3 joule, invece il gas ci farà lavoro motore. Questi 8,3 joule non vanno a riscaldare la temperatura del gas, ma vanno in espansione. In conclusione abbiamo quindi definito e calcolato, in realtà non li abbiamo calcolati, per adesso li ho solo dati come valori, ma poi li dimostreremo. Abbiamo detto che il calore specifico molare dell'azoto biatomico a pressione costante vale 29,1 joule per scaldare una mole di azoto biatomico di 1 Kelvin, invece a volume costante vale 20,8 joule per scaldare una mole di 1 Kelvin. Quindi per adesso abbiamo visto questi due calori specifici molari a pressione e a volume costante per l'azoto biatomico. E questa relazione è sempre vera che a pressione costante il calore specifico molare è sempre maggiore di quello a volume costante, perché una parte del calore fornito serve a fare lavoro motore anziché andare in riscaldamento, cioè anziché andare nell'energia interna del gas.
E qua sotto di nuovo abbiamo ancora ripetuti gli stessi concetti.